6 settembre 2007 muore all'età di 72 anni il tenore Luciano Pavarotti. Nato a Modena il 12 ottobre 1935, la sua vita è interamente dedicata alla lirica. Debutta il 29 aprile 1961 nel ruolo di Rodolfo nella Bohème all'opera di Reggio Emilia, ma il successo arriva il 17 febbraio 1972 al Metropolitan di New York, dove nella Fille du Régiment di Donizetti esegue 9 do di petto perfetti. Suo il record di 17 chiamate e ovazioni al sipario. Negli anni 90 Pavarotti cura molto i concerti all'aperto. Fra i più famosi, quelli dei tre tenori con Plácido Domingo e José Carreras. Intensa è anche l'attività di organizzatore del Pavarotti and Friends, evento col quale riunisce nella sua città natale, a scopo di beneficenza, le star del pop internazionale.